iniziato perché appunto mio padre lo faceva per hobby e poi mi ci sono piombata dentro, anche perché proprio lui non mi insegnò assolutamente niente. Mi mise davanti 200 piattini, capito? E disse vai. Poi mi ha lasciato le cose piano, 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 perché poi la smaltatura me la faceva lui per tanto tempo, perché smaltare d'arla maiolica è una cosa che non è poi così semplicissima, perché viene fatta con... Io in genere la faccio con l'areografo, con la cabina, cioè non a immersione. Perciò insomma va controllato lo spessore, va dato in un certo modo, è abbastanza complicata la cosa. E per anni lo fece sempre lui e io disegnavo solo, cioè io ero lì e disegnavo. Poi dopo, pian piano, poi mi diede il discorso del forno, perché il forno noi facciamo delle riduzioni, si chiamano. Praticamente per ottenere questi effetti particolari metallici, lustri, cose così, si fanno dei fumaggi all'interno del forno. In genere si fa nella terza cottura, mio padre l'ha sempre fatto in seconda, praticamente a fine cottura, in discesa, metto dentro dell'alcol denaturato, proprio alcol, con una budella, con un imbuto, proprio in una maniera molto empirica, molto così semplice, che fa una reazione chimica, cioè brucia l'ossigeno dentro al forno, fa un certo fumo e trasforma il colore, cioè proprio fa questi effetti metallici. Cioè la nostra bottega ha quella caratteristica lì, insomma, io non faccio tradizionale, non faccio dei bianchi, cioè proprio tradizionali, faccio del lustro, insomma. Sono sempre stati usati dei forni a gas perché secondo lui anche lì veniva senz'altro meglio che in quelli elettrici. Siamo andati avanti un po' così, proprio per tradizione, però mettendo sempre nel forno tutte le cotture una cosa diversa. Cioè questa è una cosa, proprio una caratteristica, che la ceramica è talmente vasta che dà delle possibilità enormi, insomma.